ancora sono sbagliato, grazie. E anni dopo, fa poi ridere, c'erano piccoli pellegrinaggi guidati da Alex Langer che diceva da quel balcone si faceva di via Venapace. Io sono stata molto, mi sono trovata molto bene al Consiglio Provinciale di Bolzano. Era un consiglio abbastanza, diciamo, anche movimentato. Anche quando il movimento femminista romano chiese poter usufruire di una sede nel Buon Pastore Occupato, che era un istituto per le ragazze discole e pericolanti, oramai vuoto e quindi occupato dal movimento femminista, fui incaricata io di rispondere, perché c'era il dibattito. Allora i comunisti avevano dichiarato che erano d'accordo che noi lo occupassimo, i socialisti anche i repubblicani, anche il liberale, ma insomma i democristiani e Missini no. E allora io che dovevo rispondere, rispondo partitamente a tutti e poi dico al capogruppo del Movimento Sociale, io so che lei ha paura di noi. Io ho paura, no, io ho paura di lei moltissimo, ma lei ha paura di quello che noi rappresentiamo, perché noi, come donne che prendono coscienza di sé, siamo proprio quello che il fascismo non avrebbe mai voluto delle donne. Insomma, si infuriò talmente che venne ai banchi a picchiarci. Mandò all'ospedale un compagno, sì. Non era mai successo in Campidoglio. Oggi, secondo me, è il momento, si coglie qualche allusione, forse di ripartire con una qualche nuova forma di movimento femminista, perché oramai è detto dalle Nazioni Unite che le donne sono la maggioranza della popolazione del pianeta e di tutti i paesi che lo compongono. E che se siamo una democrazia rappresentativa si dovrebbe vedere la rappresentanza. Se ci fosse un buon atteggiamento da parte delle scuole e se ci fosse una cosa a cui attribuisco un valore straordinario, una sessuazione del linguaggio, che invece non avviene ancora mai, le donne parlano di sé al maschile, non c'è verso. E io ricordo uno dei dibattiti che si facevano sempre quando gli uomini venivano con la nostra manifestazione, c'era sempre uno che alla fine chiedeva la parola per dire sì, ma il cervello della donna pesa meno di quello dell'uomo. Allora io mi dicevo, se a questo punto lo prendi sul serio, cominci a dire, ma in relazione alla massa corporea hai già perso, perché vuol dire che l'obiezione che lui fa merita, invece devi dare una rispostaccia. Io infatti rispondevo dicendo, sì, infatti anche un diamante pesa meno di una zucca, perché è inevitabile, la cultura patriarcale ha come niente 4.000 anni e le tre grandi religioni monoteiste dalla sua. Dove tu, quando tu dici la ministra, dice ma non c'è in italiano, intanto c'è in Foscolo che è un poeta elegantissimo, secondo, fino a che una lingua non è morta, se una parola non c'è si inventa, e tutte le volte uno dice ma io quando dico uomo intendo anche donna, tanto siamo uguali, io dico donna, così intendo anche uomo, così si vede che non siamo uguali. È un cumulo di pregiudizi quello che c'è contro le donne. Le donne hanno un cervello da gallina, sono oblative, il loro regno è la casa. Non si può pensare di spiantare in una generazione una mole di pregiudizi, di consuetudini, di istituzioni, di leggi, di codici, ma tutta una cultura che è fatta dal patriarcato, da 3.500, 4.000 anni, insomma. In una generazione non ribalti una cosa di questo genere. Non siamo ancora fuori da quella stagione, anzi, l'Italia in questo è molto indietro, molto approssimativa, c'è una forte resistenza. La resistenza è una pura pigrizia che maschera una gestione autoritaria del potere.
Ah, dunque, sì, il mio maglione è una mia opera, nel senso che, ma durante il primo femminismo storico, quello degli anni 70, le femministe lavoravano sempre ai ferri durante tutte le assemblee, un po' per dimostrare che non bisogna disprezzare i tipici lavori femminili. Credo che abbiamo fatto sciarpe per girare intorno all'equatore addirittura. E io ho fatto una quantità enorme di maglioni che, come si vede, esistono ancora. Questa sciarpina è un omaggio a Rosa, perché appunto lei, che era anche una donna frivola per nostra fortuna, era anche una donna capace di dire arguzie, prendere in giro, sbeffeggiare i suoi migliori amici, dal carcere disse una volta: comprate in un negozio tale per tot marchi una giacchetta lilla, non si può vivere senza una giacchetta lilla.